Sembrava veramente impossibile, fortunatamente anche quest'anno, unendo le forze tanto di Luigi Dillo Di Lorenzo quanto di Gabriele Delle Piane e di tutte le persone che gravitano intorno alla realtà di Festival Blues, siamo riusciti, anche grazie all'aiuto del comune di Sestilevante e di Mediterraneo, a mettere insieme le forze per proporlo e soprattutto abbiamo aderito a quella che è l'Italian Blues Union, che ci ha permesso di far entrare la nostra serata all'interno di questa macro organizzazione a livello nazionale. Ci riassumi brevemente quali saranno, diciamo, le misure di prevenzione di contagio? Ci sarà l'obbligo di tenere la mascherina, che forniremo noi come biglietto d'ingresso ai prenotati. Chiaramente abbiamo preso i nominativi e i contatti di tutte le persone che hanno chiesto di prenotarsi, in modo da poter tracciare e rintracciare le persone che vengono a sentire il concerto. Allo stesso modo saranno mantenute le distanze di sicurezza sia durante l'allestimento del palco che durante lo spettacolo, anche appunto tra i musicisti. Entrando adesso un attimo più nel vivo di quello che è lo spettacolo, chi suona? Sul palco vedremo una nostra conoscenza, un nostro grande amico e collaboratore che è Ray Scona, Renato Scognamiglio, accompagnato dai Gamblers, che sono una band di eccezionali musicisti locali, tra cui suona anche uno dei nostri organizzatori, che è Gabriele Delle Piane. E lo spettacolo sarà tutto loro. Il concerto è gratuito, quindi ci sembrava scorretto impedire, solo per appunto per le misure di sicurezza, a tanti appassionati di ascoltare il nostro blues, il blues di Sestilevante. Grazie a Telepace noi possiamo arrivare direttamente a casa loro, facendo conoscere questo genere che oggi, con tutte le questioni che sentiamo negli Stati Uniti, è ancora più importante da conoscere, perché è la storia di una minoranza, una storia di una popolazione, quella afroamericana, che è giusto che venga ricordata, è giusto che venga riproposta e raccontata al pubblico internazionale.